È stato il più famoso storico del Medioevo a livello europeo e si è occupato di uno dei santi più celebri dell'Europa. Lui è Jacques Le Goff, francese. Il secondo è Francesco d'Assisi. Io ho letto proprio la versione digitale del libro su San Francesco d'Assisi. L'editore è la Terza. Mentre la traduzione non lo so. Non è indicata, forse è dello stesso Le Goff. Nella breve introduzione, lo stesso Le Goff spiega che la figura di questo uomo di Assisi, Francesco appunto, lo aveva sempre affascinato. Finché alla fine appunto è nato questo libro, che in realtà è il raggruppamento di quattro testi che l'autore aveva già pubblicato, ma su riviste specializzate o in altre occasioni. Il più vecchio è del 1973. In questo libro lo storico non parla solo della vita di Francesco perché essa è di fatto riassunta proprio all'inizio in relazione però con gli altri avvenimenti che si svolsero nel resto dell'Italia e dell'Europa. Il fascino di Francesco, quello che lo ha spinto ad affrontarne la figura, sta nel fatto che questo piccolo uomo che voleva passare inosservato, che non desiderava affatto diventare celebre, figuriamoci santo, ha di fatto cambiato per sempre non solo la sua piccola Assisi, ma l'Europa e la stessa Chiesa Cattolica. Certo, Francesco è espressione di un mondo che si apre finalmente, che fa entrare nuovi attori sulla scena. Basta con la nobiltà, i cavalieri, ecco che fanno ingresso i mercanti, il denaro. E la città diventa il palcoscenico dove questo cambiamento assume corpo. Lì la gente si incontra, si scontra, si mescola, si combatte e collabora. È un periodo di cambiamenti, di profonda crisi, anche per la Chiesa Cattolica che vede nascere un po' dappertutto le eresie. Ed un tratto ecco che il figlio di un mercante, che forse era anche usuraio, Francesco appunto, arriva e cambia per sempre le regole del gioco. Quello che Jacques Le Goff dimostra in questo godibilissimo libro, che chiunque può leggere senza alcuna difficoltà, Le Goff era un grande e abile divulgatore, è innanzitutto la straordinaria vitalità del Medioevo. Se troppi ancora pensano che sia un interminabile e inutile periodo di tempo che non ha nulla da dire, potrebbe iniziare proprio da questo libro per capire che fu uno straordinario propulsore per l'Europa. In questo panorama che cambia, si modifica, evolve, ecco quindi giungere un giovane che non voleva creare un altro ordine religioso, ma che desiderava solo vivere il Vangelo in assoluta fedeltà, ben distante dalle eresie e dal potere. Certo, Francesco vedeva che la Chiesa Cattolica era in difficoltà, vedeva l'arroganza di tanti preti, le ricchezze, ma rimase fedele a essa, sempre, nonostante i rovesci che da essa subì, perché egli, Le Goff ce lo dice chiaramente, desiderava solo i sacramenti che soltanto la Chiesa, attraverso i preti, anche indegni, poteva dargli. Non è però solo un libro biografico, anzi possiamo dire che non lo è affatto. Francesco fu troppo fondamentale per ridurre lui e la sua vita a un elenco di fatti biografici. Semmai è una riflessione corredata poi in fondo da una ricca bibliografia per chi desiderasse approfondire il tema sull'impatto che Francesco ebbe in quella società, sul ruolo importante che ebbe in quel mondo. Non solo questo però. Perché Le Goff dedica parte di questo libro anche al lessico, alle parole di Francesco, come egli le abbia intelligentemente usate per avvicinarsi a una società che cambiava, mentre il resto della Chiesa aveva difficoltà proprio a parlare con essa. E infine all'influenza che questo santo e il suo movimento ebbe sulla cultura del XIII secolo. Per tutti quelli che vogliono conoscere meglio il Medioevo, ma cercano una lettura rigorosa e facile. Per quanti ammirano Francesco d'Assisi e lo vogliono conoscere per come fu per davvero, ecco il libro da leggere, anche cartaceo. Alla prossima!